cosette qui, diciamo, mi tendo a distrarmi perché mentre parlo della lezione, per cui se mi aiutate mi fate un favore. Ok, allora qui quindi effettivamente adesso si è sincronizzato e potevo tranquillamente usare le due pagine, però vabbè, tanto meglio farlo su queste sciocchezze. Ok, allora voi potete visualizzare elevato a j theta. Perché? Perché io ho coseno di theta più j seno di theta, di fatto, sempre la mia brava circonferenza unitaria, questo è theta, questo è elevato a j theta. Quindi elevato a j theta è un punto che si muove sulla circonferenza unitaria. Quindi qualsiasi numero complesso voi lo potete scrivere come modulo e fase. Ok? Rho è il modulo e theta è la sua fase. Questo è di aiuto quando, diciamo, fate il passaggio SZ, soprattutto, diciamo, nel domini, nei domini trasformati. Ok, basta, io, diciamo, adesso l'ho fatto solamente no, per riscaldamento, però non è che noi numeri complessi usciranno nel discorso, per cui. Allora, cos'è, diciamo, un vettore? Beh, un vettore. La definizione è banale, è semplicemente una collezione ordinata di n, qui potete avere vari elementi, noi lavoreremo con n scalari reali tipicamente. Abbiamo una serie di operazioni che sono definite sui vettori, un paio di definizioni che ci serviranno, per cui ovviamente questa introduzione è ben lontana dall'essere esaustiva. L'idea è che voi, diciamo, fra qualche lezione, che ne so, trovate il concetto di partizione di un vettore. Andate qui e vedete se non vi ricordate che cos'è. Ecco, questo è l'SMS. Allora. La condivisione dello schermo. Grazie. Allora. Grazie. Condivisione e registrazione, devo ricordare assolutamente queste operazioni una dopo l'altra. Allora, diciamo, quello che ho fatto è molto banalmente la rappresentazione grafica del numero complesso elevato a j theta, in cui l'esponente è solamente complesso, poiché la definizione mi dice che coseno più j seno, le coordinate di questo punto sono esattamente coseno più j seno. Per cui il numero elevato a j theta è proprio un punto che si muove sulla circonferenza unitaria in base al valore di theta. E quindi qualsiasi numero complesso può essere scritto come x uguale rho per elevato a j theta, dove rho è il modulo. Ok? Ora torniamo ai richiami. L'algebra lineare, banalmente, io qui riporto, vabbè, la definizione di vettore, e poi molto semplicemente un concetto che noi utilizzeremo molto, per cui qui serve a voi come posto in cui andarlo a vedere se non doveste, diciamo, ricordarvelo. Cos'è la partizione? Allora, io prendo un vettore. Il vettore io, guardate, in questo momento io lo scrivo. La parentesi quadra è una scelta di notazione, ok? Poi ci sono gli scalari, vanno fino a n in questo caso, perché ho deciso io, e poi qua c'è una t, cioè trasposto. Perché lo scrivo? Allora, per me i vettori sono sempre solo colonna. Per evitare ambiguità di notazione, in matematica è sempre meglio, diciamo, evitarle, quando io per questioni puramente tipografiche il vettore me lo voglio tenere sulla riga perché occupa meno spazio, io ci metto la t sopra, per ribadire che è una colonna e io l'ho messa così per scriverla in maniera più compatta. Lo posso partizionare se molto semplicemente lo definisco due vettori di dimensione inferiore e li metto uno sotto l'altro. Ok, quindi detta a parole è molto più semplice. Per cui che cosa farò io in futuro? Io avrò bisogno di
partizionare le componenti dello stato, cioè io le separerò in base ad alcune proprietà, va bene? E per cui poi definirò dei vettori di dimensioni inferiori. E per cui questa è semplicemente una definizione. La matrice. Allora, la matrice è un concetto matematico abbastanza interessante. Perché? Perché quando nasce, nasce come tabella ordinata. Cioè, la matrice nasce solo per rappresentare in maniera più compatta dei numeri. Va bene? Tra l'altro di dimensione qualsiasi. Quindi io qua scrivo n per m. In questa diciamo, pagina, in queste slide di richiami matematici, non, n, m e p non sono, diciamo, non hanno il significato che utilizziamo quando facciamo il sistema dinamico. Va bene? In questo caso sono solamente delle variabili che indicano le dimensioni della matrice. Per cui questa matrice, questo concetto che viene introdotto solamente come tabella ordinata, per cui diciamo, non per qualche motivazione chissà quanto nobile, in realtà poi si è dimostrato nel corso dei secoli essere uno strumento matematico molto molto potente per tutta una serie di trasformazioni lineari nel caso dei sistemi dinamici. Ma se pensate all'importanza delle matrici nell'elaborazione delle immagini, per esempio, gli autovalori e autovettori sono un metodo di compressione dell'immagine, l'utilizzo della decomposizione in valore singolare e così via. Possiamo definire sulla matrice una serie di operazioni, alcune sono intuitivamente uguali all'operazione fra scalari, altre no. Va bene? Per cui le matrici sono leggermente più complicate, ovviamente. Per esempio, il prodotto fra due matrici avviene nel cosiddetto riga per colonna. Che cosa vuol dire? Se io prendo una matrice B di dimensione n per m, è una matrice C di dimensione m per p, quindi sono tutte e due rettangolari, però avrete notato che le colonne della prima sono uguali alla riga della seconda, altrimenti non posso fare il prodotto. Il risultato A uguale B per C appartiene a n per p. Vi faccio vedere un attimo graficamente come potete, diciamo, mnemonizzare questa cosa. Ovviamente la formula dice tutto, però se c'è bisogno di mnemonizzarla, allora ok, allora adesso è sincronizzato. Ho una matrice B che diciamo abbiamo detto n per m, ho una matrice C appartenente reali m per p, che sono diciamo rettangolari, quindi A è uguale b per c. Se voi avete un b che n righe ed m colonne, queste m colonne devono essere le stesse della matrice C, m, che poi può avere a sua volta p colonne. Va bene? Per cui quando andate a moltiplicare, voi avete che le righe, lo metto qua la m, così diciamo è più facile. Quando andate a moltiplicare, voi avete che questo m qua deve essere uguale a questo qua. Va bene? E A appartiene poi a Rn per P. Va bene? Quindi poi la A ha le righe del primo e le colonne del secondo. Come si fa questo prodotto? Beh, il generico elemento di A, quindi voi qua avete una matrice A uguale, e ci metto qua la matrice A ovviamente deve avere le stesse righe di B, quindi la devo fare per esempio così. Il generico elemento di A ha la riga iesima e la colonna gesima, è il prodotto scalare tra la riga iesima e
di B e quella gioiesima di C. Ok? Quindi fate riga per colonna, fate il prodotto scalare. Questa cosa qui, la formuletta è questa qui. La matrice A è una matrice tale che il generico elemento è la sommatoria per K che va da 1 a M, cioè questa è la dimensione che scompare, fra virgolette, B IK per CKG, quindi il K è lo stesso. Quindi se voi vedete la riga I di B rimane sempre ferma e K si sta muovendo, quindi sto facendo... E il C rimane la colonna la stessa e il K si sta muovendo, quindi sto scendendo per colonna. Da qualche parte trovate anche questo tipo di notazione. La riga iesima di B per la colonna gioiesima di C. Allora, non c'è un modo univoco per indicare la riga o la colonna di una matrice. Se voi prendete i libri di testo, ci sono vari tipi di convenzioni. Allora, per esempio, in MATLAB, se io creo una matrice random 5x5 e voglio estrarre la seconda colonna, abbiamo visto che la sintassi è questa qua, cioè 2 punti, virgola 2, questa è la seconda colonna. A volte cominciate a trovare questa sintassi anche in qualche articolo scientifico o libro di testo. Va bene? Qualcuno, non c'è un modo che sia affermato, qualcuno usa questa. In questo caso, se guardate, io ho fatto un prodotto scalare e questa sintassi a me non piace perché? Perché quando io faccio un prodotto scalare fra due vettori, io, diciamo, vorrei avere... Quando faccio un prodotto scalare fra due vettori, per esempio... Anche per se stesso un vettore o x appartenente ad R ad n, il prodotto scalare io lo scrivo. Un attimo solo. Qua diciamo sempre sì. Ok, sto presentando, sto facendo. Ok, il prodotto scalare io lo scrivo come x trasposto per x. Perché? Perché qui io sto facendo x trasposto per x, sto facendo il prodotto proprio, no, riga per colonna, la sommatoria di tutti gli elementi. Invece questa sintassi che si trova in alcuni testi, dicendo riga già dà per scontato che è riga, quindi va bene, è corretta, però a me non piace molto. Fate attenzione, le matrici non vale la proprietà commutativa. Ok? Anche se sono quadrate, guardate, banalmente in questo esempio qua non vale la proprietà commutativa perché non vi trovate con le dimensioni, ma anche se fossero quadrate non diamo per scontato. Altra cosa da notare, se devo fare il trasposto del prodotto, questo è uguale a B trasposto per A trasposto. Queste sono scemenze, nel senso le proprietà delle matrici no, ci potete fare uno o due corsi universitari, però queste sono quelle che noi troveremo prima o poi, per quello sono queste, le sto un attimo. Adesso dedichiamo qualche secondo a un modo per calcolare l'inversa della matrice, perché vorrei che voi focalizzasse l'attenzione su un aspetto, diciamo, dal punto di vista, diciamo, matematico, numerico più che matematico, quando una matrice è singolare, qual è l'equivalente per gli scalari? Okay? Quindi vediamo un attimo come si calcola. Un modo per. Allora, per vedere come si calcola, io ho bisogno prima del concetto di determinante. Il determinante è una definizione abbastanza astratta ed è uno dei concetti che diciamo, un po' più sfuggevole perché alla fine non è che si capisce molto, però per n uguale 1, cioè se la mia matrice è uno scalare, il determinante è se stessa, quindi è il numeretto che rappresenta la matrice. Per n maggiore di 1, la definizione è ricorsiva. Allora, che cosa significa? A questo punto, diciamo, vediamo prima la formula. Il determinante è la matrice A, che è quadrata, dovrei averlo detto, no? Ok, allora il determinante qua devo aggiungere matrice quadrata n per n, ve lo sto dicendo a voce, lo aggiungo nelle slide. Le slide sono leggermente diverse da quelle che voi avete scaricato, sono modifiche cosmetiche, sono modifiche minori. Se ci sono dei typo, degli errori, ve lo dico. Va bene?
Poi magari più in là aggiorno tutto quanto, però quello che avete scaricato va benissimo. Allora, sommatoria per i che va da 1 a n. Allora, che cosa vuol dire questa formuletta meno 1 elevato a i più j? È concettualmente banale, però diciamo questa è l'espressione matematica. Allora, praticamente voi dovete mettere più 1 se la somma degli indici è pari e meno 1 se è dispari. Ok? E matematicamente questo è il modo con cui si rappresenta. Poi il numeretto della matrice in considerazione, quindi ij, e poi il determinante del minore. Il minore è quello che si ottiene levando la riga i e la colonna j dalla matrice A. Voi scegliete a questo punto, se vedete sommatoria per i che va da 1 a n, vuol dire che il j l'avete fissato. Scegliete una colonna qualsiasi e fate questo calcolo. Ogni elemento lo moltiplicate. È ricorsiva, ci interessa fino a un certo punto. Non so se si fanno ancora gli esercizi. Quando si calcolava il determinante carta e penna all'università, si sceglieva la riga o la colonna col maggior numero di zeri. Perché se vedete, se io qua ho 0, non devo calcolare il determinante del minore. Poi, poiché il determinante del minore è comunque ricorsivo, se la matrice è grande, carta e penna, cominciate a, diciamo, dovervi calcolare una marea di determinanti e fare confusione. Ovviamente questo ce lo fa il MATLAB, è ovvio questo. Però è importante sapere che il determinante di una matrice singolare è zero. Questa è la cosa più importante da sapere. E poi ora vedremo anche un'altra cosa. Quindi, determinante è un numeretto e il MATLAB me lo calcola molto banalmente con il comando det di A. Ok. Poi definisco un altro oggetto abbastanza curioso, che è il cofattore dell'elemento ij della matrice A, che è uno scalare. Non entro nel dettaglio perché è astratta questa definizione, non è che la capisco bene, non fa niente. Vediamo ora dove entra in gioco. Poi definisco una matrice aggiunta, che è la coniugata trasposta della matrice dei cofattori. Proprio astratto proprio, però perché mi interessa? Beh, mi interessa perché la matrice inversa, che si indica con meno 1, che è tale che A meno 1A è uguale a matrice identica, la matrice inversa, uno dei modi per calcolarla è questa matrice aggiunta, che vabbè, me la calcola il programma di calcolo numerico, non la calcolo io, ma è una matrice, diviso il determinante. Allora, io qui inizio a intuire qualcosa. Prima di tutto, qui non c'è ambiguità. Vi ho detto che il prodotto non è commutativo. Il fatto che il prodotto non sia commutativo fra le matrici è il motivo per cui voi non potete scrivere A diviso B. Perché A diviso B, con numeratore una matrice e denominatore una matrice, non è ambiguo. Non sapete se è B-1 per A o A per B-1. Quindi non esiste la notazione in termini di frazioni fra le matrici, per questo è il motivo. Però qua apparentemente c'è, facciamo attenzione, solo in apparenza. L'aggiunta è una matrice e il determinante è uno scalare, per cui non c'è nessuna ambiguità. Io posso dividere o moltiplicare per uno scalare una matrice, molto semplicemente tutti gli elementi della matrice sono moltiplicati e divisi per quello scalare. Va bene? Ora, cosa mi dice questa formuletta a questo punto? Questa formuletta mi fa capire che se il determinante è uguale a zero, diciamo, non esiste l'inverso. Quindi, un modo per vedere se una matrice è singolare è calcolare il suo determinante. Non è l'unico modo, però è un modo. E poi c'è qualcos'altro che mi fa capire. Se io faccio i miei bravi esercizi in scuola superiore, mi capita che io faccio la condizione di esistenza per levando che il denominatore sia diverso da zero. Va bene? Però quando poi io ho dei numeri in un problema ingegneristico, se il problema è mal posto numericamente, succedono le cose strane che vedremo, io non ho mai zero. Ho sempre un numero piccolo, 10 a meno 14, 10 a meno 16, 10 a meno 12, perché ci sono approssimazioni, perché i numeri vengono da
dei dati reali. I numeri interi, belli puliti, ci sono solo negli esercizi alla scuola superiore. Quindi io a cosa devo fare attenzione? Devo fare attenzione al fatto che in realtà lavorare con una matrice singolare, e vi ripeto, singolare, singolare, non vi capiterà mai, ma quasi singolare, significa fare una quasi divisione per zero ed è un problema di tipo numerico. Se io chiedo al MATLAB di fare 3 diviso 10 a meno 13, è l'ultimo dei problemi per lui. Va bene, lui ci prova, lo fa. Però se io la stessa cosa la faccio con problemi di dimensioni più grandi, mi porto appresso, ci sono due problemi. Uno, mi posso portare appresso degli errori di arrotondamento che si propagano. Due, ma magari il mio sistema ha dei problemi teorici che io non noto, perché qua dovrebbe essere 0, invece 10 a meno 13, e lui va avanti. Beh, quindi facciamo attenzione, i programmi di calcolo numerico fanno tante belle cose, ma io devo conoscere la teoria che c'è sotto per evitare che mi sfuggano dei problemi che possono avere delle conseguenze anche gravi, che noi le vedremo, vedremo in quel blocchetto, diciamo, di argomenti che io ho chiamato ingegneria, la vedremo. E se io non conosco la teoria che c'è sotto, tutta una serie di problemi possono palesarsi e io non so perché. Va bene? Se invece padroneggio, diciamo, la materia, posso intuirlo. E soprattutto posso andarlo a cercare il problema. E vi faccio anche un caso pratico in cui questa cosa è successa e poteva avere le conseguenze gravi. Guardate, per l'inversa del prodotto è più o meno simile a quella della trasposta, però in questo caso deve essere per forza ovviamente quadrata, se no B a meno 1 non è definito. Ovviamente in MATLAB il comando è inv di A, banalmente. Equazioni differenziali. Io qui ovviamente vado veloce, mi serve solamente, diciamo, riportare alla vostra memoria alcuni dei concetti e alcune definizioni. Prendiamo un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti, in cui io ho una sommatoria di coefficienti, questi sono coefficienti costanti, a noi saranno anche reali, però per la definizione non serve, ma nel nostro caso saranno reali. La derivata ennesima rispetto al tempo di una certa variabile y, più eccetera eccetera eccetera, è uguale f, che per noi sarà una specie di ingresso, un forzamento. Prima di tutto, vabbè, definisco un'omogenea associata ponendo a zero il secondo membro. E poi c'è un signore che ha fatto un teorema che ci dice che la soluzione dell'equazione originaria, cioè della prima, è la somma della soluzione dell'equazione omogenea associata più una soluzione particolare. Quindi noi sappiamo calcolarlo, ok? Perché noi alla fine, se ci pensate, abbiamo modellato i sistemi lineari con x punto uguale a x, con x vettore di stato, alla matrice dinamica x, quindi un'equazione differenziale del primo grado. Beh. Poi tornerà in gioco anche il polinomio caratteristico. Voi prendete i coefficienti dell'equazione differenziale e li usate come coefficienti di un polinomio in, per esempio, in lambda, in cui lambda però è una variabile complessa. Questo polinomio, l'analisi matematica ci dice che ha n soluzioni appartenenti ai complessi che si ottengono per i valori di lambda, per cui p di lambda uguale a 0, e vengono definite, beh, radici, poli, zeri, dipende dal contesto. Le radici sono le soluzioni, i poli, se questo polinomio al denominatore è una funzione di trasferimento, gli zeri se il numeratore è una funzione di trasferimento, però sono sempre le soluzioni del polinomio. E qua, diciamo, sui modi noi dedicheremo una anche più di una lezione per riprenderli e per disegnarli. Sappiamo che una radice lambda di molteplicità ni si definiscono modi associati a tale radice le funzioni del tempo, e qui noi abbiamo tutte le funzioni che già conosciamo. Guardate, elevata a lambda t, lambda può essere complesso, per cui se lambda è reale, questa è la funzione esponenziale che avete già visto e che vedremo
in questo corso in tutte le salse. Se lambda è complesso, elevata lambda t non ha un significato reale, però se io so dall'analisi che se c'è una radice complessa, se il polinomio caratteristico ha coefficiente reale, esiste anche la sua coniugata. Quindi se poi le metto insieme, io ho questo elevato a lambda t, lo metto insieme a elevato a lambda coniugato di t, ci gioco un po', esce fuori i segni così, quindi viene esponenziale per una funzione trigonometrica. E lo vedremo, ok? Cosa è importante è che queste sono le funzioni che noi troveremo in gioco, che sono le stesse che avete visto in controlli. Può essere eventualmente moltiplicato per un polinomio del tempo fino il t elevato a n meno 1. Ora, qua è matematica questa definizione, noi non andiamo oltre dei poli doppi, per cui alla fine è difficile trovare qualcosa che abbia un grado maggiore di t per elevato a lambda t nelle situazioni pratiche. Però matematicamente arrivate fino a t a meno 1. Allora, lavoreremo molto con gli spazi vettoriali e qua ancora ci sono un po' di definizioni. Allora, uno spazio vettoriale, anche questo, è una definizione abbastanza, diciamo, astratta, un insieme di vettori a cui sono associate le operazioni di somma, sottrazione e moltiplicazione per uno scalare. Si parte da questo e poi si trovano tutte quante le proprietà degli spazi vettoriali. La notazione sarà questa, R elevato alla n, cioè uno spazio costituito da vettori di dimensione n. Poi anche le matrici, anche se non ho dato, diciamo, la definizione esatta, noi usiamo questa notazione, R elevato a n per m, va bene? Alcuni concetti, vi ripeto, sono qui, li ritroveremo e quando li troveremo torneremo un attimo qui a dedicarci il tempo di cui hanno bisogno. Io posso fare la somma o la somma diretta di sottospazi e adesso, diciamo, questa cosa qui la lasciamo un attimo da parte, il motivo già ve l'ho detto. Altre definizioni che servono, due sottospazi sono ortogonali se ogni elemento del primo è ortogonale ad ogni elemento del secondo. Poi il complemento ortogonale, e vi ripeto, diciamo, non entriamo adesso nel dettaglio, poi li rivediamo. Vi ricordate il concetto di indipendenza lineare dei vettori? Vediamo se lo ricordiamo intuitivamente. Questi due vettori sono linearmente dipendenti o indipendenti? Allora, ve l'ho chiesto in maniera intuitiva, intuitivamente come potreste, perché dite che sono? Devono essere multiplo dell'altro. Allora, in questo caso, nel caso diciamo del piano, basta vedere che non siano sulla stessa retta, perché se io qua faccio un V3, V2 e V3 sono linearmente dipendenti tra di loro e invece V1 è indipendente rispetto agli altri. E vedo anche che se io ho n più 1, qua n uguale a 2, su n più 1 vettori sono sicuramente linearmente dipendenti. Allora ci sono due definizioni che sono equivalenti. Una è l'elemento nullo può o non può essere ottenuto come somma dei vettori, però quella che io trovo, diciamo, visivamente dipendenti, se nessun vettore può essere come lineare di attori. Allora, l'azione lineare vuol dire una somma pesata, no? Quindi io faccio una somma di alfa con i per v con i, dove v sono i vettori. Se io moltiplico questo vettore per uno scalare, io posso ottenere tutti i vettori sulla retta. Quindi non potrò mai ottenere V con 2 e neanche V3. Se io comincio a giocare e prendo invece sia V con 1 che V con 2, mi accorgo che dalla loro somma il
io posso uscire fuori dalle due rette. E in particolare, giocando con la loro somma, io mi rendo conto che posso spaziare su tutto il piano. Quindi la combinazione lineare di due vettori che non sono collineari è il piano in cui giacciono. Geometricamente è questo, poi questo si può fare con n dimensioni, però geometricamente è questo. Per cui V con 3 è chiaramente esprimibile come combinazione lineare di altri due, per cui quando ne ho 3 sono chiaramente linearmente indipendenti. Quindi questa è la definizione intuitiva e, diciamo, bene o male ce la ricordiamo. Qua sta andando bene la registrazione, sì. Ok. E quindi niente, diciamoci, questo concetto uscirà pian piano. Una trasformazione lineare fra due spazi vettoriali. Se io posso scrivere questa uguaglianza, cioè che la trasformazione applicata alla combinazione, diciamo, lineare di due vettori è la stessa combinazione lineare, diciamo, le stesse pesi dei due vettori trasformati individualmente. Ok? Questa è una delle definizioni di linearità. Ebbene, si scopre che la matrice è una trasformazione lineare fra spazi vettoriali. Allora cominciamo a capire perché io sto riportando alla memoria questi concetti matematici. Perché ho capito che il mio sistema in spazio di stato ha bisogno dello stato che noi rappresentiamo matematicamente con un vettore. Poi ho capito che noi abbiamo deciso di semplificarci la vita lavorando per la maggior parte del corso con i sistemi lineari. Ma allora un sistema lineare, se la matrice rappresenta una trasformazione lineare tra spazi vettoriali, e io ho visto che io posso scrivere il mio sistema come x punto è uguale ad ax più bu, beh, allora guardate qua che sto facendo. Questo è un vettore, questa è una matrice, questo è un vettore, è una trasformazione lineare. Ok? Quindi comincio a intuire che questi sono i concetti matematici di cui ho bisogno perché la dinamica del mio sistema dinamico, cioè quella x punto, è influenzata da che cosa? Beh, ovviamente è influenzata dall'ingresso, a sua volta moltiplicato da una matrice B, ma poi è influenzata dallo stato corrente. Ok? Per cui questa mappatura, questa trasformazione, questa proiezione dello stato x nella sua derivata avviene tramite, qua c'è un puntino che non ci deve essere, Professore, e no ragazzi, mannaggia, io mi distraggo sempre. Allora, questo puntino non ci deve essere. Quindi questa proiezione, lo stato attuale influenza la dinamica, cioè la sua derivata, per il tramite di questa matrice A. Va bene? Per cui questo significa che le proprietà delle matrici, di come trasformazioni lineari, fra sottospazi, fra spazi vettoriali, chiedo scusa, lo spazio dello stato e lo spazio della sua derivata, sono importanti. E vi posso garantire che dal punto di vista matematico tutto quello che noi faremo sarà la cosa più semplice, perché quando abbandoniamo la linearità, gli strumenti matematici di cui abbiamo bisogno sono più complessi e non si fanno nei corsi di laurea tipicamente, se non in pochi corsi di laurea che sono specializzati sui sistemi dinamici. Va bene? Per cui quando uno poi va a studiare cose un po' più avanzate dal punto di vista dei sistemi dinamici, ha bisogno di studiare un'altra matematica che tipicamente non fa parte dei corsi, diciamo, di ingegneria. Si definisce nullo di una matrice l'insieme del dominio tale che moltiplicato per la matrice sia diverso dall'elemento nullo. Ok? Si può chiamare nucleo o kernel in altri contesti, in altri libri di testo. Anche qua, ora c'è una cosa che spaventa, però non la vediamo adesso, la vedremo un'altra volta. L'immagine
campo codominio di una matrice e si indica con la lettera I maiuscola, è l'insieme dei vettori dello spazio vettoriale Y che può avere un valore per un qualche x. La dimensione di nullo e margine ridanno il sottospazio di partenza e poi questo bellissimo disegno, probabilmente non l'avete mai visto, lo vedremo. Vale per le matrici che il nullo della matrice è il complemento ortogonale dell'immagine dell la trasposta. Non ci preoccupiamo adesso di questo. Va bene? La cosa importante è che abbiamo qua questo concetto e quando ci servirà sappiamo dove andarlo a prendere. Però adesso voglio vedere un attimo di capire un comando MATLAB per vedere un attimo che cosa succede quando io chiedo al MATLAB immagine e nullo di una matrice? Allora, io prendo la matrice A uguale 1, 0, 0, poi facciamo 5 minuti di pausa. Chi avete dopo? Allora, questa è la matrice A che ho definito. A questo punto, dal punto di vista matematico, io sto cercando, voglio il nullo, ok? Allora vi faccio una domanda. Se io voglio il nullo, allora, x uguale 0. Guardate, ho messo la lineetta pure sotto lo 0 perché il polso non lo posso usare. Ho messo la lineetta anche sotto lo 0 perché è un vettore. Okay. Allora, ax uguale 0. Qual è la a che abbiamo usato in questo esempio numerico? È 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Questo è la che ho scelto. Adesso, diciamo, vado per tentativi di che dimensione è x prima di tutto per poter fare l'operazione A per x? X che dimensione deve avere? Non ho sentito. 3. Allora, A per x significa che io sto moltiplicando il risultato. Facciamo A per X, quindi questo è 4 per 3. 4 per 3, il risultato è 3 per 1. E 4 per 3, 3 per 1, io qua avrò, cioè la X è, chiedo scusa, è 3 per 1, il risultato è 4 per 1. Ok? Quindi il primo elemento è dato dalla prima riga per la X, prodotto scalare. Il secondo elemento è dato dalla seconda riga per X. Il terzo, terza riga per prima colonna e così via. Ok? Quindi questo è il modo con cui io faccio l'operazione. Ok, allora adesso se io diciamo qui cancello, voglio tutti 0 qua, ok? Per cui io in questo momento io ho x1, x2 e x3 e faccio questo primo prodotto. Questo primo prodotto mi dà questo elemento qua. Quindi questo elemento qua è uguale a 1 per x1 più 0 per x2 più 0 per x3, ok? Quindi se deve essere uguale a 0, ho subito una prima equazione che mi dice x1 uguale a 0, ok? Lo faccio col secondo, il secondo viene 0 per x1 più 1 per x2 più 0 per x3 e quindi x2 uguale a 0. Poi il terzo e il quarto danno sempre 0, perché io sto facendo questo per questo, questo per questo. Ok? Allora che cosa significa? Quanto deve valere x3? Qualsiasi cosa, perché il prodotto dà sempre 0. Quindi io posso scegliere x3 uguale 002, x3 uguale 00 meno 40. E così via. Quanti punti ho? Parametri di Ho
ho due parati fissati, x1, x2 deve essere 0 e poi x3 è libero. Quindi in realtà quanti ne ho di vettori che appartengono al nullo? Infiniti, ok? Ok, allora io posso dire, in linguaggio matematico, ok, allora il nullo di A sono tutti quanti gli x del tipo 0, 0, alfa, con alfa appartenente ai reali, per esempio. Ok? E ci capiamo che questo qui è effettivamente un numero infinito di punti, ma il MATLAB come fa a darmi infiniti punti? Vediamo il MATLAB che mi dà se io chiedo il nullo di una matrice. Allora, il nullo di una matrice in MATLAB, come si calcola? Null. Ok, null di A. E il MATLAB mi dà 001. Cosa mi ha dato il MATLAB, ragazzi? Allora, guardate, matematicamente noi abbiamo detto che abbiamo 0, 0, alfa con alfa appartenente ai reali, ok? Il MATLAB mi dice 0, 0, 1. Che cosa mi sta dando il MATLAB? Dov'è l'informazione? Un versore. Che cos'è un versore? Elemento base che io Allora, il versore è un vettore di modulo unitario, ok? E, tra l'altro in inglese non c'è versore, si dice unit vector. Mi sta dando una direzione, ma allora se io dico mi sta dando la direzione, perché una direzione, se fosse stata una matrice del tipo, facciamo una matrice A uguale, ci aggiungo un'altra colonna di zeri. E chiedo il nullo di questa nuova matrice. E ora che sta facendo? Quindi adesso vediamo che ho fatto. Ho aggiunto un'altra colonna di zeri. Questa è una matrice 4x4. Non ha nulla a vedere con quella di prima, ok? Quindi x ha dimensione 4 adesso. E io chiedo: ma qual è il nullo di questa matrice? E lui mi risponde con questo strano oggetto che è una matrice 4x2. Allora, prima la vostra intuizione era corretta. Quella è una direzione, un versore, ma adesso? Qua tutto bene? Sì, ok. Allora, adesso. Non ho sentito? Lo spazio vettoriale che otteniamo con i vettori n. Allora, vediamo, sì, più o meno sì. Vediamo un attimo. Io lancio un comando, non capisco qual è l'uscita e vado a vedere il programmatore cosa aveva in mente. Perché il programmatore, diciamo, della libreria non ha fatto i miei studi, non ha seguito i miei libri di testo. Abbiamo visto che la parola frequenza nel MATLAB è quella che per noi sono le pulsazioni. Ok, allora z uguale null di A is an orthonormal basis. Ok, basta. Questo è quello che mi serviva. In uscita mi dà una base per il sottospazio. E non è neanche sufficiente perché il programmatore non vuole ambiguità. Perché io come base avrei potuto dare 001 o 002, sono entrambi basi. Cominciamo a dire, non lasciamo spazio di fantasia al programmatore, gli dico me la devi dare di versori, quindi 001. Ok, ma se ne hai più di uno, comunque ci sono infinite possibilità. Me li devi dare ortonormale. Quindi devono avere
modulo unitario ortogonali fra di loro. Allora, quando io vado a vedere questa uscita, come si legge questa uscita? Si legge così: questo è il primo vettore, versore diciamo in italiano, e questo è il secondo versore. Lui me le sta mettendo come colonna di una matrice. Poi io nel codice faccio quello che mi pare. Quindi lui mi ha dato una matrice in uscita, che matematicamente è sbagliato, non ha senso. Mi deve dare uno spazio vettoriale, mi deve dare infiniti punti, non me li può dare. Per cui mi devo leggere l'help sempre. Ok? La Poi. base rispetto alla base canonica, che tu una... Non ho sentito. rispetto alla base canonica, quindi La quello base canonica, che io non ricordo il concetto di base canonica. ci sono gli uniti che vanno messi come primo elemento, secondo, Ah, non so se lui, se non, non so se sia sempre possibile costruire una base canonica. una base costruita rispetto ai vettori alla base canonica, la matematica. Allora, lo vedrò, però non lo ricordo adesso. Lo vedrò. Comunque, la cosa, un'altra cosa da notare è che quando noi facciamo i nostri bravi esercizietti con i numeri interi, nel momento in cui MATLAB decide di dare la base ortonormale, numeri interi non ci sono più, un radical due mezzi, no? Che nei vostri esercizi ci sta sempre radical due mezzi o radical tre mezzi, se fate trigonometria, ovviamente qua salta questa proprietà. Ok, allora questo è giusto così. Qua c'è la verifica. Quello che vi ho detto, non confondete la simbologia matematica con quella del software in uso, va bene? Sempre leggere l'help, sempre cercare di capire. Qua c'è la verifica di quella proprietà, però diciamo adesso l'abbiamo saltata, per cui ci crediamo. L'immagine di una matrice si ottiene col comando ORT, va bene? È l'unica cosa che, se volete, diciamo. ORT non ha un'assonanza con il termine italiano che usiamo. Questa è l'immagine della matrice e vale la stessa cosa. Quindi ormai abbiamo capito che lui quando il MATLAB deve fornire degli spazi vettoriali o dei sottospazi, ci dà la base ortonormale. Ok. Ora, un altro concetto abbastanza utile per noi e che sarà fondante. Vogliamo fare un attimo 5 minuti di pausa? O andiamo avanti, visto che vabbè, ragazzi, è leggero questo, poi dalla prossima lezione facciamo le pause, ma queste sono, magari sono anche concetti che non ricordate più, però c'è la lezione con cui potete eventualmente poi andare a rivederli. Preferisco un attimo. Allora, ok. Vediamo la definizione di autovalore ed autovettore. Data una matrice n per n quadrata di numeri reali, l'autovalore e l'autovettore, gli autovalori, chiedo scusa, gli autovettori corrispondenti sono dei numeri complessi, gli autovalori. E gli autovettori sono vettori complessi, tale che venga soddisfatta questa proprietà. Se io moltiplico la matrice per un autovettore, ottengo uno scalare per l'autovettore stesso. Come li trovo questi autovalori autovettori? Facciamo insieme i due passaggini così, giusto per vedere come li provo. A. Allora, prima di tutto ho questa, porto a sinistra lambda B. A questo punto voglio mettere in evidenza a destra l'autovettore. Quindi guardate, io ho detto in evidenza a destra. Ok? Per la non commutativa dei prodotti. Però io qua ho una matrice, allora vi faccio proprio tutti i passaggi. Io scrivo AV meno lambda, io qua posso mettere la matrice identica perché è l'elemento neutro per il prodotto, così come l'1 è l'elemento neutro per il prodotto fra scalari. Quindi questo è venuta male, ma la matrice è identica.
A questo punto metti in evidenza a destra. Ok, ed ho questo. Ora, questo qui è parente alla definizione di nullo di una matrice. Noi abbiamo detto il nullo sono quei valori di x che moltiplicato per a danno 0. Va bene? Ora, se questa matrice che è quadrata fosse di rango pieno, io potrei fare molto semplicemente l'inversa, moltiplico primo e secondo membro per l'inversa e otterrei l'autovettore uguale a 0, quindi non ci sarebbero autovettori. Quindi io che cosa devo fare? Devo trovare, poiché c'è la variabile lambda in questa matrice, devo trovare per quali valori di lambda, tra parentesi tonda, c'è una matrice con determinante uguale a 0, quindi lo devo imporre questo determinante. Quindi il determinante di A meno lambda I deve essere uguale a 0. A questo punto, cosa succede? Beh, succede che io dovrei ricordare come si calcola il determinante di una matrice per poter capire che qua viene proprio che il polinomio caratteristico di questa matrice deve essere uguale a 0. Guardate, il determinante, faccio un caso banale, immaginate che voi avete la matrice A che è uguale a 1, 0, 0, 2, no, ma qua possiamo fare pure 3, quello che ci pare, quindi A meno lambda I è 1 meno lambda 0, 3, 2 meno lambda, ok, questo è A meno lambda I. Se io devo calcolare il determinante di questa matrice, faccio quel famoso sviluppo, per esempio faccio lo sviluppo per la prima riga, quindi viene, questo è uguale a 1 meno lambda che moltiplica, che cosa? Il minore della matrice che ottengo elevando la riga 1 e la colonna 1, che sarebbe questo qua, quindi moltiplica 2 meno lambda, poi più, continuo lo sviluppo per la riga, e c'è 0 per il minore, quindi 0. Allora, il determinante è uguale a questo. Che cosa è importante? Questa cosa si può estendere facilmente per matrici di altre dimensioni e senza lo zero qua tattico che ho messo io. Ma che cosa è importante? È importante che questo qua è un polinomio di grado n. Per cui, quando io vado a dire mi serve il determinante di A meno lambda I, matematicamente ho sempre un polinomio di grado n. Ok? I coefficienti del polinomio sono questi qua, sono questo 1, questo 2, ci può meno essere il 3, cioè sono gli elementi della matrice A, che sono reali per ipotesi, per cui noi sappiamo che qui abbiamo n soluzioni complesse, che sono proprio gli autovalori. Ok? Quindi questo è, diciamo, il modo in cui si calcolano gli autovalori. E gli autovettori? Beh, gli autovettori è leggermente più complicato, nel senso che si mette l'autovalore qua dentro e si risolve e si calcola l'autovettore. Ovviamente lo fa sempre in MATLAB, beh, tutto questo, cioè non è che lo facciamo noi carta e penna, però lo dobbiamo sapere. Storia, quindi il kernel sarebbero autovettori. Non ho capito. Quando calcoliamo il nullo, la regressione lineare, dovrebbe essere autovettori. Di A meno lambda I, sì, però può succedere qualcosa di un po' più delicato che vedremo nelle prossime lezioni. Anche in questo caso, qua c'è scritto, però diciamo sempre per completezza, l'ho scritto, però il concetto non lo vediamo adesso. Sì e no, possono succedere cose un po' più delicate. Allora, qua ho scritto un po' le proprietà, vabbè, l'autovettore è soluzione a meno di una costante, è chiaro che se io ho AV uguale lambda V, io V lo posso, l'autovettore lo posso moltiplicare per 3, l'uguaglianza rimane soddisfatta, no? Per 3, per meno 20, per cose, quindi in realtà.
L'insieme degli autovalori si definisce spettro. Gli autovalori di una matrice, se quella matrice è la matrice dinamica del nostro sistema dinamico, saranno la radiografia del sistema dinamico. La TAC, voi guardando quegli autovalori capite tantissimo del sistema dinamico. Ok? Quindi sono importantissimi. Ok. Qui ci sono dei concetti che in questo momento saltiamo un attimo, e c'è la molteplicità algebrica e geometrica. Quello che lei ha detto va bene, però bisogna un attimo rifletterci su alcune cose che succedono con le matrici, che non succedono solo con i polinomi. Nel senso, io so che la molteplicità algebrica è quante volte un certo valore è soluzione di un polinomio. Voi la parola algebrica non l'avete mai neanche usata, l'avete solo chiamata molteplicità probabilmente. Perché noi adesso abbiamo bisogno della parola algebrica? Perché introduciamo una molteplicità geometrica che non avete mai visto e che vediamo quando ci servirà. Va bene? C'è qua sempre per completezza, ma adesso la lasciamo là. Cosa fa il MATLAB? Il MATLAB mi calcola tranquillamente autovalori ed autovettori di una qualsiasi matrice. Per cui A uguale un bel random 5x5, e a questo punto vediamo, se io faccio eig di A, mi ha dato una cosa strana in uscita, mi ha dato questo vettore. Se io invece faccio mi dà una matrice e un vettore. Vediamo cosa ho fatto e quali sono le due differenze. In un caso ho detto mi dai gli autovalori di A e lui mi ha dato 5 numeretti complessi. È giusto quello che mi ha dato? Sì, la matrice è 5x5 e mi aspetto 5 numeri complessi. Faccio una piccola osservazione. Lui mi dà un insieme di 5 numeri, MATLAB che fa? Mi dà un vettore. Va bene? Però sono 5 numeri, non è un vettore, per cui ok, me li prendo. Poi invece io ho letto l'help in linea e vedo che lui mi può dare anche gli autovettori. Allora gli chiedo gli autovettori e gli autovalori, vedo che gli devo dare un primo membro in cui uso questa sintassi, parentesi quadra, poi due nomi di variabili che scelgo io separate dalla virgola, e lui in una variabile metterà gli autovalori e nell'altra variabile metterà gli autovettori. E cosa mi sta dando? Guardate, mi sta dando una matrice V che è 5x5 e un'altra matrice L che è 5x5. E che sta succedendo? Mi devo leggere l'help lì, molto banalmente. Cosa mi dice l'help? L'help mi dice: la maggior parte delle volte è sufficiente leggere la prima riga dell'help in linea, cioè nei nostri comandi, se no magari ve lo dico io quando ci sono situazioni, perché gli help possono anche essere 8 pagine, però la maggior parte delle volte l'informazione che ci serve sta là. Allora, se io uso questa sintassi con una sola uscita o senza, lui mi dà una column vector I che contiene gli autovalori of a square matrix A, quindi sta dicendo pure guarda che è quadrata, ok? E questo l'abbiamo fatto la prima volta. Altrimenti, beh, altrimenti guarda, io ti do una matrice diagonale di autovalori e una matrice full le cui colonne sono i corrispondenti autovettori. Cosa significa? Guardate, questa L io non l'avevo notato perché guardate, è piena di zeri sono numeri complessi, ma effettivamente è diagonale. Cioè, gli unici elementi diversi da zero sono questi sulla diagonale. Ok? Lui adesso mi sta dando gli autovalori in questa forma strana qua e l'autovalore della prima colonna è associato all'autovettore della prima colonna dell'altra matrice. Secondo, secondo e così via. Perché ha fatto questa cosa strana? Devo dire la verità, non l'ho mai investigato, non lo so, ok? Però, diciamo, lo devo sapere quando lo uso questo comando. L'alternativa è che mi scriva io il codice, è meglio di no. È meglio che dedico qualche minuto a leggere l'help in linea piuttosto che a scrivere il codice.
E qua un esempio con degli zeri più carino, quindi era meglio fare questo. Ok, teorema di Kelly-Hamilton, non ci interessa proprio, ce l'ho qua, ma lo vediamo, ci servirà fra qualche settimana. Esponenziale di matrice, mi dite voi, hai una matrice n per n, elevata da, non l'avete mai visto, ok? Mi dite voi se in maniera puramente intuitiva, cosa... Questa sommatoria vi ricorda qualcosa? Pescate dalla memoria qualche cosa. Lo sviluppo dell'esponenziale. Qua non c'è lo sviluppo dell'esponenziale, voi l'avete studiato così. Allora, ovviamente. Okay. Voi l'avete studiato così. Allora, lo sviluppo in serie di una funzione va sempre specificato nell'intorno di chi, giusto? Perché voi avete studiato lo sviluppo in serie di Taylor e in serie di McLaurin dovreste studiare, che sono la stessa cosa, solo che McLaurin è intorno allo zero. Okay, quindi lo sviluppo in serie, punto. Nell'intorno dello zero, che cosa ci metto prima? Ci metto prima il valore della funzione nel punto di interesse, quindi sviluppiamolo intorno allo zero e elevata alla zero. Più faccio la derivata prima e la calcolo nel punto di interesse. E la moltiplico per l'incremento x meno x con 0, il punto di interesse. Ok? Quant'è la derivata prima di elevata di x? La derivata prima di la derivata rispetto a x, ovviamente. No, ho sentito. No, però non sento perché non mi aiuta il labiale per le mascherine. E alla x. Quindi, e alla x calcolata. Quindi ho e elevato a 0 per x diviso 1 in questo caso. Più, beh, ho capito che se faccio un'altra volta la derivata è cosa? X quadro, però a questo punto diviso c'è 2, quindi a questo punto se mettiamo il fattoriale lo mettiamo anche a 1, quindi è 2 fattoriale, più, quindi questa è la sommatoria per i che va da 0 a infinito. A questo punto io qua lo scrivo come la derivata di e elevata a x rispetto a calcolato in x uguale, vabbè, diciamo x con 0 per completezza, per x meno x con 0 elevato alla i fratto i fattoriale. Ok? Questo me lo ricordo dall'analisi, e beh, la definizione è esattamente, diciamo, analoga a questa, perché poi ovviamente in questo caso qui io ho che, diciamo, se questo è 0 è la sommatoria per i che va da 0 a infinito di x alla i diviso i fattoriale. Ok? Guardate, la sommatoria per i che va da 0 a infinito di x alla i diviso i fattoriale. Ok? A parte il fatto che ho usato i e qua c'è k, che cosa c'è? L'argomento dell'esponenziale, che a questo punto è una matrice, diviso. Quindi la definizione è assolutamente assiomatica, però è uguale, viene da quella, diciamo, dello scalare. Non so se c'è se c'è un motivo matematico sotto, vi confesso, su questo. Poi, alcune proprietà che ci serviranno, e alla 0 è la matrice identità. Beh, il prodotto di due esponenziali matrici è l'esponenziale della somma, quindi questo è formalmente uguale al caso scalare. Se faccio la derivata parziale di elevato ad A, dove A è una matrice per x, dove x è uno scalare, in questo caso è commutativo, si dimostra E elevato alla A essere sempre invertibile.
Chi è che mi calcola l'esponenziale di una matrice? MATLAB col comando exp, che è lo stesso che ho usato per calcolare l'esponenziale di uno scalare complesso. Ok? E l'uscita è chiaramente una matrice delle stesse dimensioni, ma qua lo capisco dalla definizione, no? Sto sommando tutti gli oggetti delle stesse dimensioni. Ok. Qua c'è semplicemente un caso numerico, però voglio dire, è solamente se qualcuno ve lo lascio per curiosità, se qualcuno vuole un po' vedere un'interpretazione geometrica di autovalori ed autovettori, in geometria non so se si fa ancora in analisi 1, questo diciamo, si studiava un po' gli autovalori e autovettori, se prendo una matrice 2x2, le matrici sono trasformazioni lineari, quindi significa che se io moltiplico un certo vettore x, per esempio i punti di una circonferenza, per questa matrice ottengo ancora dei punti delle stesse dimensioni perché è quadrata. Questi punti cosa sono? Beh, si può dimostrare facilmente, parto da una circonferenza e ottengo un'ellisse. Ok? Questa cosa qui, che adesso è un esercizietto, una cosa per capire, uscirà fuori invece più in là. Va bene? E quindi gli autovettori e gli autovalori, diciamo, possono essere utili anche per capire questi aspetti, diciamo, delle trasformazioni. Ok, questo è l'ultimo argomento. Allora, voi avete studiato i sistemi di equazioni lineari, ok? Questo è un sistema con n incognite ed m termini noti, quindi m equazioni. E voi lo avete sicuramente scritto in questo modo. E ovviamente sapete o lo avete fatto, che potete scrivere in forma matriciale, ok? Quali sono i tre casi che ho scritto qua? Ora li vediamo tutti e tre. Se la matrice ha rango pieno, quali casi potete individuare in un sistema di equazioni di m equazioni in n incognite? Se ci sono più equazioni che incognite, che succede? Ho problemi. Se la abbassi solo per Teorema parlare, di Euclide, che cosa cioè non dice? è quadrata, non dice che può avere sono dei parametri infinito alla n quasi al rango della matrice. Allora, facciamo il rango pieno, ok, per ipotesi. Se ci sono, vediamo un attimo, se ci sono più equazioni che incognite, questo significa che voi, diciamo, state sopravvincolando, se volete, le vostre incognite e non avete soluzioni. Se ci sono più incognite che equazioni, avete infinite soluzioni. Quando è che avete una soluzione? Quando è tutto quadrato, tutto bello. Ok? Vediamo un attimo. Allora, n uguale m, rango pieno per ipotesi, abbiamo detto, no? Quindi basta che moltiplichiamo a sinistra per a meno 1, dove A è la matrice con i coefficienti. Esempio, cerchiamo dove è possibile sempre di visualizzare. Due equazioni in due incognite. Queste linee blu che sono disegnate qua a destra, cosa sono? Che abbiamo, diciamo, le due Le equazioni. due equazioni. Allora, se voi guardate queste due equazioni, in un piano x1, x2, questa è l'equazione della retta. Okay. Per cui questo significa che ogni equazione è una retta. La retta, che cos'è? L'insieme dei punti l'insieme dei punti x1 e x2 che soddisfa questa equazione. Quindi x1 x2, i punti di una retta soddisfano quell'equazione, i punti dell'altra retta soddisfano quell'equazione. Qual è l'unico punto di R2 che le soddisfa entrambi? L'intersezione. Per cui graficamente
Banalmente la soluzione è questa. Numericamente qua ho calcolato l'inversa della matrice e ottengo le coordinate, cioè il valore della soluzione. Ok, che bello. N minore di m significa che io ho più equazioni che incognite. Ora vediamo graficamente nella prossima pagina. Significa che non esistono soluzioni. Va bene, qua matematico si accontenta, un ingegnere dice no, ma io diciamo, voglio cacciare fuori una soluzione. Perché? Guardate, perché a volte il fatto che io abbia più equazioni che incognite è voluto, perché se questo è il corso di identificazione che non si fa più, ma quando fate l'identificazione, voi intuitivamente lo capiamo tutti, se vogliamo misurare la temperatura di questa stanza, per esempio. Una possibilità è che prendo un termometro, leggo la cifra e ti do un numero. L'altra possibilità è che io faccio 5-6 misure. No. Perché? Perché il termometro è un sensore che ha una certa media nulla, si spera una certa varianza. E quando faccio 5-6 misure, significa che ho tante misure, ma l'incognita è una sola, la temperatura. E allora lo voglio fare spesso, diciamo, di fare più misure. Spesso io ho sistema di equazioni con più equazioni che incognite, ed è voluta la cosa. Quindi che faccio? Imposto un problema matematico in cui dico trovami quel valore di x che messo all'interno di questo sistema è il più vicino possibile ai termini noti. Il più vicino possibile in termini matematici potrebbe essere per esempio la norma. Qua c'è la norma al quadrato, un mezzo. Non serve a niente in realtà, lo potrei levare, però serve quando si fanno i conti, cioè il quadrato, il 2, vabbè. L'importante è che io capisco che voglio il valore di x che è più vicino ai termini noti. Matematicamente si dimostra che questa cosa si calcola con un'operazione che si chiama pseudoinversa, in questo caso pseudoinversa vabbè, sinistra, che si ottiene in questo modo qua, che in questo corso comparirà forse una volta sola, ma non è importante. L'anno prossimo in robotica le pseudoinverse compariranno in tutte le lezioni. Va bene? C'è qua per completezza, però qua compare una volta. Graficamente sto facendo l'intersezione di tre rette che non hanno un punto in comune perché il rango di A è pieno e prendo il punto più vicino secondo un certo funzionale e ottengo questa cosa qua. Ok. Altro esempio, cioè altro caso, il sistema ammette infinite soluzioni. Perché? L'altro caso è quello in cui io ho meno equazioni che incognite. Abbiamo capito che quando faccio il caso bidimensionale ogni equazione è una retta e allora vuol dire che ho infiniti punti. Cosa faccio? Beh, su infiniti punti io decido un problema di ottimizzazione, perché io ho infinite soluzioni. Che saranno equivalenti fra di loro finché io non trovo un motivo per cui non lo siano più. Quindi dico, delle infinite soluzioni, trovami quella che è più piccola in modulo. Perché io da ingegnere penso sempre che se prendo un numero più piccolo, probabilmente sto facendo una cosa fatta bene, perché magari c'è qualcosa di energetico associato a lui. Questa è una minimizzazione vincolata sottoposta a, in inglese ST, subject to. Il vincolo si risolve come o in forma chiusa oppure con dei software, in questo caso in forma chiusa perché è semplice, con una pseudoinversa, un'altra operazione con la matrice A, non mi interessa, ok? Ok, lasciamo l'ultima riga e vediamo l'interpretazione grafica. L'interpretazione grafica sul piano è banale, perché se io ho una retta, tutti i punti della retta soddisfano l'equazione della retta per definizione è tautologico, ma allora cosa significa? Che la soluzione è quella norma minima. Qual è quella norma minima dal punto di vista geometrico, grafico? Parto dall'origine e faccio la perpendicolare alla retta, questa è norma minima. Ok? E allora, sono molto fiero di questa tabella scritta in LaTeX, io ho che ax uguale y rappresenta queste tre soluzioni. E guardate, voi la soluzione la potete sempre scrivere x uguale a e poi usate questo simbolo DAG perché non c'è ambiguità. In base alle dimensioni di A, voi
voi siete in una delle tre, i tre situazioni. Ok? Che fa il MATLAB? Il MATLAB è ancora più compatto. Il MATLAB dice dammi Y, quindi vettore terminoti, e la matrice A, e poi con questo simbolo qua io ti risolvo il sistema di equazioni lineari. Ok? Molto bello, molto semplice, ma bisogna fare attenzione sempre al fatto che, diciamo, quando le cose sono troppo facili, la tentazione, diciamo, di non pensare, di lasciarsi andare è forte, e però poi gli errori di sintassi non sono un problema perché bloccano il programma. Sono gli errori di semantica, quelli là che in teoria dei sistemi non saranno neanche troppo un problema perché la nostra, scrittura di codice in teoria dei sistemi è limitata. Cioè, noi faremo cose semplici in teoria dei sistemi dal punto di vista del codice. Sempre robotica, l'anno prossimo invece il codice sarà abbastanza delicato. Ok, mi fermo qua, questo lo rivediamo, però questo è veramente solamente un giochino di geometria. È scritto in inglese perché queste pagine sono le stesse che poi io utilizzo in robotica giusto per richiamare le forme quadratiche. X trasposto a X. È una forma quadratica, è una norma pesata, insomma, sono concetti che noi utilizzeremo qui e in robotica per fare delle ottimizzazioni e delle cosette così. Va bene? Essenzialmente qua ho fatto un po' di plot per dare un'interpretazione grafica di autovalori da autovettori, però non ci interessa, diciamo, in questo momento. Ve lo ripeto. A noi serve avere non serve, io ho preferito mettervi i concetti in questa lezione, piuttosto che durante il corso a un certo punto interrompere e richiamare quello specifico. Se è una scelta, magari può essere fatta meglio o peggio, però questa è la scelta. Quindi voi troverete qua la cosa. Adesso, poiché noi cominciamo con argomenti che sono abbastanza, tra virgolette, semplici. Se voi siete, come si dice, 3-7, penso che non si giochi più fra ragazzi, però se siete piombi al palo, è il momento per andare a richiamare quei concetti. Non aspettate che poi servono in quella lezione e poi non avendo la base, ovviamente non comprendete il concetto della lezione. Questi argomenti non sono ognuno una lezione, sono qua li ho divisi per argomenti, va bene? Alcuni si fanno in una lezione, se ne fanno due o tre, ed altri, come il filtro di Kalman, da solo prende due lezioni abbondanti. Per cui noi cominciamo con delle basi. Dal punto di vista matematico, qui, diciamo, rimaniamo proprio ai primi concetti, non ci sarà niente di sconvolgente. Con la raggiungibilità e osservabilità cominciamo a avere qualche bisogno di qualcosina in più dal punto di vista dell'algebra lineare. Va bene? Però avete tempo. Venerdì che facciamo l'esercitazione, noi abbiamo fatto un'introduzione a MATLAB venerdì scorso. Venerdì sarà anche un'esercitazione semplice dal punto di vista della programmazione. Va bene? Per cui avete tempo per recuperare se per voi non è semplice quello che faremo venerdì. Va bene, però lo sarà. Anche se non avete mai visto prima il Simulink, sarà semplice, diciamo, se siete magistrali informatici. Va bene? Allora, a questo punto direi che oggi cose stravaganti con la registrazione non ce ne sono state. Salutiamo De Benedictis, arrivederci, e io vi saluto.